Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come installare su una Fire Stick di Amazon Xbox Game Pass per poter giocare al cloud gaming offerto da Microsoft. Per fare questo ragazzi abbiamo bisogno ovviamente di una Fire Stick di Amazon, meglio se la versione 4K Max, perché ha un hardware un po' più prestazionale. In questo caso non è una 4K Max ma è una versione 1080, però comunque si riesce ad utilizzare anche questa. Abbiamo bisogno di questo cavetto, che è un cavetto di alimentazione che andrà collegato da una parte alla Fire Stick, dall'altra al suo alimentatore, mentre qua abbiamo una USB femmina per poter mettere una chiavetta USB. Quindi dalla Fire Stick accederemo alla chiavetta USB, dove accederemo al file APK che andremo ad installare di Xbox Game Pass. Quindi questo è tutto quello che serve. Per quanto riguarda il cavetto vi lascio qua sotto il link in descrizione, costa 8-9 euro, quindi costa veramente poco ed è davvero molto molto utile nella Fire Stick anche per installare retro gaming, come ho già fatto vedere nel video precedente. Vi lascio qua sopra appunto nelle schede il video che ho fatto riguardante l'argomento retro gaming con la Fire Stick. Diventa davvero utilissimo avere questo cavetto per utilizzare una memoria esterna. Quindi detto tutto questo, mettiamoci al lavoro. Per prima cosa andiamo a formattare la nostra pendrive in FAT32 e mi raccomando che sia in FAT32, perché siamo più sicuri che dia meno problemi alla Fire Stick nell'essere letta. Perfetto, una volta fatta la formattazione, una volta che l'abbiamo formattata possiamo passare al passaggio successivo. Quindi andiamo ad aprire il sito che si chiama APK Mirror, vi lascio qua sotto il link in descrizione, direttamente il link che vi lascio vi manderà nella pagina del Game Pass, quindi avremo, vedete, tutti i file APK disponibili per Android. ARM V7A è quello che ci serve, quindi andiamo a cliccare sulla freccia per scaricarlo. Chiudete ovviamente la pubblicità che non vi interessa, vi si aprirà un'altra schermata e qua sotto vedete che è disponibile il download APK. Quindi andiamo a fare download, aspettiamo che si scarichi. Una volta scaricato andiamo all'interno della nostra memoria e andiamo a creare una cartella che chiameremo APK. Non è indispensabile creare una cartella, non è indispensabile chiamarla in nessun modo, però a me piace avere le cose ordinate, quindi se creiamo una cartella APK, all'interno di questa cartella potremo mettere poi altre APK per installare cose diverse sulla nostra Fire Stick, anche per se dovessimo fare appunto il discorso del retro game, come ho fatto appunto vedere nel video precedente, creeremo altre cartelle, quindi avremo una chiavetta USB molto più ordinata. Quindi una volta fatta la cartella APK andremo a incollare quello che è il file che abbiamo appena scaricato. Una volta copiato andremo ad espellere la nostra chiavetta, quindi il computer non ci serve più e passiamo sulla nostra Fire Stick. Una volta accesa la nostra Fire Stick, nella home page andiamo dentro nelle quello che sono le nostre applicazioni, andiamo a premere il tasto che abbiamo sul telecomando, quello azzurro, e diremo File Explorer. Ecco File Explorer. Ok, questo è il primo software che dobbiamo andare ad installare, che è questo software, o meglio questa applicazione servirà appunto per accedere alla nostra memoria, la nostra chiavetta USB, e potremo analizzare quello che c'è all'interno della nostra chiavetta appunto per andare a selezionare la cartella e poi il file da installare. Quindi andiamo a fare scarica, aspettiamo che si installi questa applicazione. Una volta installata andremo a fare apri, qua accettiamo quello che ci dice. Qua andiamo a dargli anche questo ultimo consenso. A questo punto vedete che abbiamo una cartella con una serie di numeri, 4A601107. Ovviamente questo numero cambia in base alla formattazione di ogni pianetta USB, quindi non date importanza a questo numero, ma è quella la cartella che dovremo andare ad aprire. Ma prima di procedere con l'installazione della APK dovremo andare a sbloccare la Fire TV andando ad abilitare l'opzione sviluppatori. Per fare questo usciamo cliccando il tasto con la casetta, andiamo nell'ingranaggio che abbiamo qua a destra, dopodiché scendiamo sulla mia Fire TV, clicchiamo su informazioni e poi clicchiamo 7 volte sempre col tasto centrale del telecomando su Fire Stick TV. Perfetto, a questo punto torniamo indietro
e vedete che abbiamo l'opzione sviluppatori sbloccata. Da questo momento in poi potremo installare delle APK sul nostro dispositivo Fire Stick TV. Riclicchiamo il tasto con la casetta, ritorniamo nelle nostre applicazioni e andiamo sul nostro File Explorer, cioè l'applicazione che abbiamo appena installato. Andiamo nella cartella, come abbiamo detto, quella numerata, che è la nostra pen drive. A questo punto andremo nella cartella APK che abbiamo creato, selezioniamo Game Pass e andiamo a fare Open. Andiamo a fare installa applicazione. A questo punto l'installazione partirebbe senza problemi, ma dobbiamo dargli un'ulteriore autorizzazione, cioè l'autorizzazione a installare APK da File Explorer. Quindi se da File Explorer non abbiamo mai installato nessuna APK, dovremo dargli una nuova autorizzazione. Quindi facciamo impostazioni, installa da app sconosciute, ok, e vedete che abbiamo File Explorer che è off, quindi andremo a fare on. Adesso da File Explorer potremo andare ad installare tutte le APK che vogliamo. Quindi torniamo indietro, andiamo sulla nostra Game Pass, andiamo a fare ancora Open, installa applicazione. A questo punto l'installazione partirà senza nessun problema. Vedete, volete installare questa applicazione, non richiede accessi speciali. Quindi andremo a fare installa in basso a destra e inizia l'installazione del nostro Game Pass di Microsoft. Quindi aspettiamo che finisca l'installazione, ovviamente ci mette un attimo, sono circa 55 mega di applicazione installata. Andiamo a fare apri. Quindi una volta che è installato, vedete che sotto comunque ve lo dice in basso a destra, c'è il riquadrino Xbox Game Pass è pronto per l'avvio, e a questo punto abbiamo questo nuovo avviso: Xbox Game Pass non funzionerà senza Google Play Service non supportati dal tuo dispositivo, perché comunque la Fire Stick non ha questo servizio, ma non ci interessa. Andiamo a fare ok, andiamo a fare ok ancora, e vedete che comunque l'applicazione parte. Qua ovviamente in base se siamo già iscritti o meno al servizio Game Pass, perché comunque un servizio a pagamento, come sapete, che ci permette di giocare in streaming ai nostri giochi preferiti di Xbox. Sono circa 200 giochi disponibili che ogni mese vengono comunque aggiornati con delle novità. Andiamo a fare sono già membro, nel caso lo siate già, e andate ad inserire quello che sono le vostre credenziali. Però a questo punto, per continuare, dovremo utilizzare un joypad. È possibile utilizzare il joypad Xbox o un joypad Bluetooth qualsiasi, anche quello PlayStation, basta che sia un joypad che si connette Bluetooth. Va appunto abbinato alla nostra Fire Stick, quindi premeremo ancora il tastino con la casetta, andremo ad abbinare il joypad, entriamo nell'ingranaggio. A questo punto vedete controller e dispositivi Bluetooth, e qua potremo andare a fare il nuovo abbinamento del controller. Cosa vuol dire? Che vedete che abbiamo la voce controller di gioco, quindi andremo a fare ok e abbiniamo il controller. Ovviamente io adesso non lo sto ad abbinare perché è già abbinato, ma basterà accenderlo, andare a cliccare il tastino di abbinamento, che in quell'Xbox è in questa posizione, in questo è questo tastino qua, cioè ogni controller ha il suo tasto di abbinamento Bluetooth, quindi si abbineranno i due dispositivi e il gioco è fatto. Comunque nel video che ho fatto appunto dell'emulatore arcade, che vi lascio qua sopra nelle schede, ho fatto vedere anche appunto fare l'abbinamento. Selezioniamo controller di gioco e vado a selezionare Xbox Wireless Controller. A questo punto clicchiamo ancora sulla nostra amatissima casetta e andiamo nelle nostre applicazioni. Una volta aperto, adesso con il nostro controller potremo andare ad accedere in già membro o iscriviti in base alla nostra situazione. Con il telecomando non possiamo farlo, quindi andiamo a cliccare A, e una volta che avete inserito le credenziali, ragazzi, siete all'interno del Game Pass. Quindi con il joypad, vedete, potete andare a selezionare il gioco che volete far partire. Supponiamo di far partire Mortal Kombat dal cloud, vedete che selezionate ovviamente la voce cloud e parte il missile. Come tutti sapete, quando si parla di streaming, che sia video che siano giochi, più la linea di casa o la rete a cui siete connessi è performante, più ovviamente la resa finale sarà performante.
Perfetto, ci siamo, il gioco sta partendo. Ragazzi, davvero è una figata incredibile, perché comunque sfruttate il vostro abbonamento Game Pass quando non lo usate magari nell'Xbox, o che per chi già non lo usa nell'Xbox, ma perché lo usa su PC, perché lo usa nel telefonino, perché comunque, come sapete, è compatibile con tutti i dispositivi Android, e averlo nella Fire Stick che vi potete portare in vacanza, anche qui nelle salite della televisione, rete permettendo, è davvero tanta tanta roba. Adesso volevo farvi vedere a diciamo provare a giocare, per farvi anche capire come si muove il gioco, perché comunque realmente funziona. Ok, scegliamo due personaggi a caso e adesso facciamo partire il gioco. E ci siamo. Ragazzi, è pazzesco, perché comunque non so se avete mai provato a giocare dal cloud, ma se avete una rete internet che va, non è niente niente male, perché comunque avete a disposizione 200 giochi. Adesso ne sto prendendo un sacco perché sto parlando. Perfetto, era giusto per farvi capire, quindi vi rendete conto che è tanta tanta roba. Adesso andiamo a cliccare la nostra amatissima casetta e usciamo dal gioco, perché sennò altrimenti non si capisce più niente. Quindi siamo tornati nella nostra home page. Avete visto come è stato semplice installare Xbox Game Pass di Microsoft, questa possibilità che ci dà Microsoft di giocare ai suoi giochi da cloud, perché comunque ci dà la possibilità di utilizzarli su Xbox ovviamente, ma poi anche su PC o sui dispositivi Android, essendo appunto Amazon Fire Stick con dispositivo con software Android, funziona senza nessun problema. Bisogna ovviamente andare ad utilizzare questa installazione, chiamiamola così, un pochino forzata, perché comunque nel suo store non è disponibile Game Pass come applicazione, questa applicazione. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questo tutorial su come installare Xbox Game Pass Cloud Gaming di Microsoft, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno sul canale. Vi invito a seguirmi appunto sul mio profilo. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.